Ciao ragazze, benvenute nel mio canale. Questo sarà un video tag. Devo dire che io non ne faccio tanti, ma non perché non ne voglia fare, perché non mi capita mai l'occasione. Però in quest'ultimo periodo me ne avete richiesti anche per potermi conoscere meglio e quindi, siccome questo tag l'ho visto un po' girare nel tubo, quindi su YouTube, e l'ho visto anche da Carmen C o We For Us Make Up, a cui mando un bacio grandissimo. Vi lascio poi il suo link al suo canale giù nell'info box. E mi è piaciuto molto e quindi ho pensato perché non farlo anche io, così le ragazze riescono a conoscermi anche meglio. Detto questo, iniziamo subito perché è un tag riguardante il Natale, come avete visto dal titolo. Allora, film preferito per le feste. Scusatemi. Allora, prima di tutto, devo dire la verità, non ce n'è uno in particolare se non due. Il primo sembrerà strano, ma è il film di Sissi, l'imperatrice Sissi. Sì, perché a Natale era, diciamo, tradizione che i miei genitori vedessero sempre quel film. E quindi per me non è Natale se io non vedo il film sull'imperatrice Sissi. In più ricordo il primo Natale che mia madre e mio padre mi portarono al cinema. Avevo forse 10-11 anni, ero piccolissima comunque. Ricordo quella sensazione, quel tepore di familiare di andare con mia mamma e con mio padre e andammo a vedere al cinema La Bella e la Bestia. Quindi per me è un ricordo ancora oggi come se fosse ieri, pieno, luminoso di quella serata e quindi per me non è Natale se io non vedo un film. Qualsiasi esso sia. Poi ultimamente hanno messo proprio il film in chiave moderna diciamo, mi sembra con Antonio Preziosi si chiama, comunque sì, con lui, e riguardo La Bella e la Bestia in chiave moderna. Mi è piaciuto moltissimo e mi sono emozionata e ricordata di quegli anni addietro. Quindi il mio Natale, il mio film preferito è uno dei due. Colore preferito del Natale. Devo dire che adesso in quest'ultimo, diciamo, anni, in questi ultimi anni che mio padre non c'è più, per me il Natale, anche se è una festa bellissima, è comunque un po' triste. Si cresce, diciamo, finché ci sono i genitori è tutto bellissimo. E quindi per me il Natale, lo vivo pieno di colori, anche se, diciamo, i colori tradizionali possono essere l'oro, il rosso. Mi piace anche molto il blu e l'argento, ma guarda un po' il blu. Sì, comunque, pur essendo il mio colore preferito, per me il blu e l'argento. Quindi, come potete vedere alle mie spalle, a me piace l'albero pieno. Non riesco a farlo monocolore, mi dà, anche se molto chic, molto particolare, mi dà l'idea che è un po' triste per me, ma per me. E amo quindi tutto ciò che è colorato. Però generalmente questi quattro colori, il rosso, l'oro, l'argento, anche il verde, anche se sapete che non è uno dei miei colori preferiti, però un po' il bronzo, queste tematiche di colorazione mi piacciono molto. E li vado anche ad utilizzare quando faccio i pacchetti al mio negozio, quindi utilizzo sempre questi colori che richiamano moltissimo, diciamo, i colori del Natale, i colori delle feste. Natale, ti vesti o sei in pigiama? Allora, c'è un'usanza, non è che c'è un'usanza, vabbè sì, l'usanza di passare il Natale, che per noi è qui al sud è considerato il 24 la vigilia. Io personalmente, diciamo, chiudo il negozio e poi vado in questo, diciamo, questi ultimi anni da mia sorella con tutta la mia famiglia ci riuniamo e festeggiamo la vigilia lì, qui da mia sorella, ora che mio padre non c'è più, se no eravamo sempre da mia madre tutti insieme. Mentre il 25, io ho da quando sono fidanzata con mio marito, quindi è una bellezza di tantissimi anni, vado praticamente da mia suocera e lì ci riuniamo tutti quanti insieme, quindi in pigiama io non sono mai stata. Al massimo potrei dire il 26 in pigiama, ma difficilmente perché sono in tuta, ma se vado a mangiare da mia madre, perché sempre è stato così, perché un giorno veramente di relax totale, mi scoccio di uscire se non casomai il cinema, devo dire che sono in tuta, ma difficilmente in pigiama. Se dovessi fare un solo regalo, ma ad una sola persona, chi sceglieresti? Vabbè, sembrerà scontato, però scegliere sempre mio padre, perché solo quando una persona non c'è più si capiscono tante cose. E quindi gli scriverei
scriverei una lettera e più che un regalo farei questo, gli direi ciò che ora nel mio cuore lui sono sicura mi leggerà, però gli direi quello che ho sempre voluto dirgli, perché in genere il regalo per mia mamma e per mio padre era sempre cumulativo di noi fratelli, noi siamo 5, quindi mettevamo una cifra e facevamo un regalo un po' più importante, così anche a mio padre uno o due regali, però sicuramente più che un regalo fisico gli scriverei una lettera per imprimere ciò che ho nel mio cuore e che lui la possa leggere. Questo è quello che più farei e che oggi ho iniziato a fare con mia madre, memore di questo purtroppo che mio padre non c'è più, che secondo me anche quando una persona è lontana è importante fare. Apri la sera o la mattina i regali? Ancora di più che apro la sera, perché il 24, essendo a casa di mia sorella, li apriamo tutti quanti insieme, è una festa enorme con tutti i miei nipoti, quindi li apriamo tutti quanti lì. Il 25 sera io li apro da mia suocera, perché siamo una famiglia numerosa, anche 5 figli da parte di mio marito, e quindi ci riuniamo tutti quanti là. I miei cognati o cognate che vanno il 24 dalle suocere o viceversa vengono poi tutti il 25 a casa, e la sera aspettiamo Babbo Natale per i più piccoli, che ormai non sono più piccoli, sono tutti cresciuti, e li apriamo tutti quanti insieme. Poi quando noi torniamo a casa io e Rosario, quindi a quasi mezzanotte passata, perché mentre mi strucco la chiacchiera, le cose, poi è veramente relax, apriamo i nostri regali, i miei e i suoi, ci mettiamo sul letto con i piccirilli e li apriamo. Prima avevamo l'abitudine di andare a Sorrento quando eravamo fidanzati, quindi da dopo casa di mia suocera andavamo a Sorrento e facevamo proprio notte fonda, aprivamo i regali lì, una passeggiata sul, diciamo, sul porticciolo. Oggi torniamo a casetta nostra e prima o sul letto oppure vicino l'albero, dipende poi da come ci viene, però siamo con i piccirilli, quindi loro che vengono vicino, con tutte che fanno, stanno nelle buste, i riccioli dei pacchetti, quindi è una cosa molto molto intima. Hai mai costruito una casetta di pan di zenzero? No, non l'ho mai costruita, non mi è mai venuto di farlo, a onor del vero, forse chissà se mai avrò un bambino, ci penserò, ma anche con i miei nipoti non l'ho mai fatto, poi il pan di zenzero non è che fondamentalmente mi piaccia tanto, quindi fino ad ora non l'ho mai né pensato, non lo so se mai lo farò. Nei giorni di pausa dopo il Natale cosa farai? Allora, io non ho pausa dopo il Natale, se non il 25 e il 26, ricomincio il 27 immediatamente, però subito dopo il Natale, proprio a tambur battente, preparo in questo caso, in questo anno, il mio esame, perché a gennaio devo dare l'esame di diritto pubblico e lo devo dare per forza, quindi un treno fino a gennaio, fino a quando uscirà la data, quindi vacanze non ne farò e non va bene così, quindi i miei due giorni di relax, il 26 sarà puro relax da tutto se non dai disegni che disegnerò e poi comincerò a studiare a tutta forza. Il tuo desiderio di Natale? Sarò ancora una volta banale, ma non si è mai banali, quando una persona non c'è più e quello che più desidereresti è che ci fosse ancora in quel momento con te. E l'armonia di una famiglia secondo me è data tanto dai genitori, e quando uno dei due ancora c'è, io ringrazio il Signore per questa cosa, e che ancora siamo tutti uniti da parte di mia mamma, i miei fratelli e mia suocera da parte di mio marito, è una cosa bellissima, e la mancanza di un genitore si sente moltissimo, veramente, non tanto quando si è insieme ma quando poi si ritorna a casa. Quale odore fa subito il Natale? Per me è l'odore del Natale dato da due cose. Uno, dalla pigna che mia nonna bruciava, non so, come vecchia tradizione sul fuoco, e quando tornavo a casa sentivo quell'odore meraviglioso, e solo per questo per me è Natale. E poi da quando all'epoca mio padre mi portava i roccocò, i mustaccioli, dopo una giornata di lavoro li portava a casa caldi, e adesso lo fa mia madre, per me quel sapore di quei dolci, che sono i dolci natalizi, è qualcosa di meraviglioso. Sicuramente il pesce, ma più di tutto sono queste le fragranze, l'odore, il ricordo, le sensazioni che mi fanno rivivere queste fragranze. Quindi un po', diciamo, la pigna, che forse non si usa più, ma che sono vecchie tradizioni, e soprattutto poi i
diciamo i dolci tipici natalizi anche nostri, i mostaccioli, i raffioli, i roccocò, pasta di mandorle, una bontà unica. Per me il Natale è quello, anche se io non amo moltissimo i dolci, lo sapete, però per me è quelli, è tutto il Natale, bellissimo, buonissimo. E cibo di Natale preferito, ricollego ai dolci, per vi ho fatto tutti e due, perché per me il sapore e quindi anche il cibo. Non è Natale senza il pesce, perché il 24 c'è l'usanza del pesce qui, il 25 c'è la minestra maritata, comunque le verdure, comunque i tortellini in brodo, diciamo che queste sono un po' il mio cibo preferito in assoluto. E mi ricordano per me il Natale, la famiglia, la tradizione, perché noi forse del sud siamo proprio per la tradizione. Non potrei mai pensare che il 24 o il 25 di non passarlo in famiglia, è una cosa per me indescrivibile. È un tabù che, ma non perché mi abbiano inculcato i miei genitori, perché è il momento di ritrovo di tutto quello che è praticamente la famiglia. È un po' anche la nascita di Gesù, qualcosa che ti avvolge. Quindi anche il fatto di andare a messa, io lo vado sempre il giorno dopo, il 25, perché? Perché la notte del 24 siamo a casa. Detto questo, io spero di essermi fatta conoscere un po' di più, un pizzico ma un po' di più, quindi sapete anche un po' come trascorro le mie feste, diciamo, di Natale, i miei due giorni di Natale. Spero di avervi tenuto compagnia con questo video un po' diverso, un po' anche vicino proprio a queste feste che arriveranno, quindi a brevissimo. Non taggo nessuno perché è un video che sta girando, ma mi farebbe piacere se tutte voi lo faceste. Mi raccomando, spolliciate se questo tag vi è piaciuto, e io vi mando un grande bacio, sicuramente ci rivedremo per gli auguri di Natale, ma nel frattempo auguri di cuore se non riuscissi a farli prima di Natale, e che ogni vostro desiderio possa diventare realtà.